L'obiettivo era cercare di avere ritmi alti con difese aggressive, perché loro sono molto bravi a giocare il loro ritmo molto controllato. Io ho visto le ultime due partite con il nuovo allenatore, in cui hanno sempre tirato 24 secondi, mai fatto contropiede, quindi l'idea era tutte le volte che si poteva cercare di alzare i ritmi con la difesa allungata per poter farli correre, cose che sono poco abituati, soprattutto con un giocatore di talento come il loro centro di Emilio, che più campi gli fai fare, più sprint gli fai fare, sicuramente per dare vantaggi. Ci siamo riusciti in parte, e in certi momenti i ritmi erano quelli che volevamo noi, in certi altri ritmi sono quelli che c'è il posto, più in vino, e lì noi facciamo un po' più di fatica quando dobbiamo pensare, e comunque una caratteristica di questo avversario qua. Alla fine comunque siamo stati, direi, abbastanza sufficienti in difesa, anche se la difesa sul centro abbiamo lavorato non benissimo sulle linee di passaggio, e anche, poi è chiaro che è un giocatore molto bravo, ma nel momento in cui un esterno si è sul blocco per ricevere e fare da sponda per dargli la palla al pivot, lì dovevamo, chi difendeva gli anni doveva un attimo togliersi per cercare di non farsi prendere, cercare quasi di stare tre quarti o addirittura davanti, mentre il difensore del passatore è stato bravo Pedersini alla fine, che ha fatto un gran recupero, che ha giocato contro il passaggio, è stato molto intelligente, e questo ci è riuscito in parte. Mentre direi che la sponda centrale con Modica l'abbiamo difeso bene, cioè il triangolo Modica e Iannini, abbiamo subito solo nel secondo quarto una volta, lì siamo stati bravi a anticipare con la sponda. E qualche attacco contro la frenesia, contro la zona o contro una difesa poi adeguata, perché anche alla fine erano molto uomo sulla palla con Iannini che stava dentro l'area. E già ci rompevano il primo passaggio, però noi cercavamo di mettere la palla in angolo, chi riceveva doveva attaccare sul fondo, invece attaccava sul centro. Attaccando sul fondo, l'altro lungo chiudeva l'area, uno gli creava dietro, e dovevamo pensare ad andare in angolo e creavamo lì di passaggio. Solo che quelle volte che abbiamo attaccato sul fondo abbiamo costruito, quando abbiamo attaccato sul centro abbiamo avuto difficoltà. Direi che comunque il loro spirito e la voglia di riscattarsi c'è stato, sono stati molto bravi secondo me nel secondo quarto, Ceravalli e Sabatini con la loro pressione difensiva, e lì abbiamo giocato i ritmi che spiacciano a noi, che quando abbiamo recuperato i 10 punti. E secondo me Pedersini, Delini, Spistichini hanno fatto bene, anche se non, magari non in modo continuativo, però tutto sommato alla fine sono stati importantissimi. Soprattutto Pedersini, perché Pedersini ha un'intelligenza offensiva, un'intelligenza di gioco superiore, e quindi lui capiva le cose che dovevamo fare e spesso ci ha risolto dei problemi. Adesso abbiamo un'altra partita in casa, con un'altra squadra toscana che ha caratteristiche completamente opposte più o meno, c'è tanti tiratori al perimetro, quindi una partita diversa, e niente, questa settimana ci alleneremo un po' a spot, cioè in giro per le palestre, torneremo a Palazzo venerdì e speriamo di recuperare De Rufo. Stasera non mi sono sentita di farlo giocare, che è una partita abbastanza fisica, piena di contatti. Sicuramente stiamo imparando a giocare usando i contatti, stiamo imparando a non giocare solo di fioretto, stiamo imparando ad essere, a mio parere, dobbiamo ancora fare qualche fallo cattivo un po' di più, qualche volta mandare più spesso gli anelli in lunetta, però rispetto a Montecatini da questo punto di vista c'è stato un buon passo avanti, però non so se è giocare in casa o fuori, questo lo verificheremo alla prossima trasferta. Qui se ci sono domande. Senti, Ceravalli e Sabatini avete detto che nel primo tempo nei momenti di difficoltà sotto ritmo con il loro ingresso è cambiata l'energia della squadra, tanti recuperi. Hanno fatto quello che gli si chiede. Il campo aperto per sciogliersi quando esatto, sono esatto. E poi la zona di inizio secondo tempo. La zona del terzo quarto. Per controllare Iannini. Sì, sì, esatto, per controllare un po' Iannini, per vedere. L'abbiamo fatto chiaramente le prime azioni benino. L'errore
l'errore delle prime azioni è stato due tagli fuori mancati degli esterni sugli anelli, perché il postato di tagli fuori il piccolo dal lato debole, e ci lavoriamo in settimana. E poi chiaramente la zona, la lunga, qualche tiro lo prendi, però abbiamo sicuramente portato l'area. Però cioè tipo qualche bomba e il rischio di prenderla ce l'hai, no? No, è vero, lì è quello che poi vi siete portati dietro tutto secondo te. Sì, è stato importante, magari non se l'aspettavano subito inizio quarto, poi facendo zone e non prendendo canestro, di altro tiri aperti. Abbiamo fatto tre bombe, mi sembra, tre bombe importanti. Che sì. Cosa diciamo così strana che la cosa continua comunque ad avere questi alti e bassi, perché c'è stato un partale insomma, di 13-0 nel secondo quarto e poi quello di 18-0, 9 prima, 9 dopo. Fatto da noi. Noi abbiamo preso 13-0, diciamo che noi quando loro sono passati a zona abbiamo costruito e non è. Dopo ci siamo un attimo adeguati contro la loro zona, già nel secondo quarto, poi hanno fatto boxing one su Venturelli, lì abbiamo fatto quattro attracchi brutti e lì facendo quello che non abbiamo ancora capito è che abbiamo fatto quattro brutti attacchi contro la vista, ci siamo un attimo incartati e abbiamo subito 4-1 contro 1 moglie. È quello che non deve succedere. Tu sbagli un attacco, non devo prendere uno contro uno moglie. Poi dopo non so se i giovani anche, perché i giovani giocano con questa energia, questa cattiveria, quando la squadra è meno 10. Delle volte se la squadra è punto a punto così non hanno quella stessa energia o faccia tosta. Serravalli è stato bravo, ha fatto tre palli, sono stato contento, è stato aggressivo, ha recuperato il pallone, poi anche lì recuperiamo un pallone, anche le transizioni abbiamo avuto poca qualità in certi passaggi, perché invece che farne uno lungo farne due rapidi, due verticali. Pure Serravalli recupera il pallone, scarica Venturelli, subisce il fallo, poi facciamo 0-2, quindi abbiamo costruito ma non abbiamo raccolto niente. Invece bisogna essere concreti quando si fa fatica, si faccio fatica, rompo un pallone, devo essere concreto. Poi questo è un discorso fuori analisi, fuori dall'intervista, nel senso che perdere non fa mai piacere, no? Però anche, mi ricordo due anni fa la squadra capolista Legnano ha fatto 10 vittorie consecutive, ha fatto dei filotti, primo posto quasi mai in discussione, poi succede che perdi una partita dei playoff e casca il mondo addosso. Magari sarebbe sempre bello vincere, però anche la sconfitta di domenica ci deve servire a dire oh, attenzione, perché bisogna arrivare pronti mentalmente, fisicamente, tecnicamente, tatticamente nelle partite di playoff. E allora qualche incidente di percorso serve, perché se tu vinci sempre, dopo arrivi là che c'è il braccino, prendi una sconfitta, non sei abituato a perdere, non sai come reagisci, specialmente a questi livelli. Però questo è un discorso, capito, così tanto. Per carità, io voglio quello che volevo vincere, non so fine. Però cerco di, da questa brutta partita, di comunque trovare degli spunti da trasmettere alla squadra, capito? Anche perché noi non siamo come Siena, oppure sì, non ci sono squadre come Siena che vincono sempre. Come il campionato di 2 o 3 anni fa, che Siena, insomma, ci sono forse. Sapevano lì.